Raffaele Volpi, perché è importante che Matteo Salvini venga anche qua in Sicilia? È importante perché dimostra che il progetto che ha messo in campo la Lega è un progetto inclusivo, lo è per tematiche e lo è per territori. Ci sono delle tematiche che non hanno confini, quella del lavoro, quella dell'immigrazione, quella della sicurezza, e la risposta che c'è stata qua in Sicilia, come in tutto il Mezzogiorno, ma in particolare in questo paese magnifico che stiamo visitando, dove abbiamo raggiunto il 32%, dimostra che la politica che abbiamo messo in campo è assolutamente non solo attuale ma di prospettiva. Ci sono due temi comuni che sono importanti per tutto il paese. Sono il tema sicuramente dell'immigrazione, che qua è peraltro molto sentito, e il tema del lavoro, che è un altro tema che deve essere affrontato sicuramente con serietà e non con le finte ricette di questo governo. La gente capisce chi lavora per lei. C'è anche voglia di cambiamento, c'è anche voglia di spazzare via una certa vecchia politica che è stata quella degli interessi e non quella della gente. Credo che possiamo rappresentare insieme agli amici che ci sono sul territorio, nel Mezzogiorno, in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, in Puglia e in Campania, un'alternativa molto seria a certe politiche che hanno rovinato il paese. Un progetto che si concretizza con dei gemellaggi, con dei movimenti presenti sul territorio. Un progetto che stiamo costruendo insieme al segretario Salvini e ai referenti territoriali che stanno nascendo. Capiremo quale sarà l'architettura migliore per non snaturare le identità, certamente in primis quella della nostra Lega Nord, ma nemmeno quelle di chi ha voluto metterci la faccia in questa grande sfida. Pensiamo ad un sistema di confederazione che possa consentirci a livello nazionale di rappresentare tutte queste belle diversità.